Scoperto in una prima campagna di scavi, nella primavera estate del 2003, in un'area acquistata 3 anni prima dal comune di Minturno, è stato svelato un tratto di basolato della via Appia, successivamente protetto e reinterrato. Sono iniziate così le attività archeologiche del secondo intervento sul castrum di Minturne, che riporteranno alla luce, in meno di un anno, l'ultimo tratto della Regina Viarum, subito prima dell'attraversamento del fiume Gagliano, che all'epoca avveniva per mezzo di un ponte utilizzato tra gli altri da Cicerone e da San Paolo di Tarso. L'intervento è denominato Scavo, Restauro e Valorizzazione della Via Appia sul castrum dell'antica Minturne e rientra nel grande progetto del Ministero dei Beni Culturali Appia Regina Viarum, che coinvolge ben 4 regioni italiane e interessa l'intero tracciato della più importante strada dell'antichità. È in atto da qualche anno un ambizioso programma di rilancio di quella che prima era un'area completamente degradata, abbandonata in qualche modo, e veniva classificato come l'atto degli morti, ossia la zona di pantano, un pantano, un simbolo, una denominazione lessicale che indicava il degrado. In realtà noi da qualche anno, insieme anche alla società civile, abbiamo incominciato un percorso per far sì che questa diventi la riviera di Levante. Di questo antico lastricato fanno parte l'imponente scalinata di accesso al tempio del divo Giulio Cesare o Venere Genitrice e sul lato opposto un monumentale basamento in pietra di un edificio ancora sconosciuto. I risultati dello scavo di cui si sta occupando la ditta Modugno di Capua segneranno un punto fondamentale per la storia della strada consolare per comprendere la fine della Minturne romana. Lo scavo che stiamo affrontando adesso non è uno scavo localizzato in un certo territorio, ma è parte di un tutto veramente da Roma a Brindisi, quindi con uno sviluppo sicuramente turistico, oltre che con una valenza culturale da non sottovalutare. Il complesso archeologico di Minturne è la porta naturale del Lazio e la regione si è impegnata a qualificarla con gli innegabili sviluppi di natura promozionale e turistica per il vasto e rinomato complesso archeologico insistente proprio lungo la riva destra del Garigliano. Sono molto contento di essere qui perché questo è il proseguo di un lavoro che è iniziato da diverso tempo e questa amministrazione comunale sta portando avanti con grande sforzo, cioè quello di dare la giusta valorizzazione a un comprensorio archeologico che è fra i più importanti della regione.